Ciao a tutti e bentornati su The Italian Maker. Ebbene sì ragazzi, è successo: dopo 6 anni di onorato servizio mi sono separato dalla mia Canon 5D Mark IV, ma andiamo con calma. Come prima cosa vi chiedo, se vi piacciono i nostri contenuti e volete continuare a supportarci, di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace ai video che vi piacciono e attivare la campanellina per non perdervi tutti i nostri nuovi video. Allora, come mai ho venduto la Canon? Come, dove, quando, perché? Allora, più o meno una settimana fa abbiamo dovuto fare un lavoro video per un cliente e insieme a Dario lui stava utilizzando la Fujifilm X-H2, quella nuova che ha comprato, che abbiamo già fatto una prima recensione veloce, dovremo fare una recensione più approfondita. Durante questo evento mi sono accorto però dei grossi limiti del sistema reflex in confronto a quello mirrorless, soprattutto in campo video, soprattutto nell'autofocus, chiaramente. La Canon 5D, se avessi continuato a fare solo e esclusivamente foto, l'avrei tenuta per altri 1000 anni, finché non esplodeva l'avrei tenuta. Ma per i video effettivamente iniziava a essere un po' datata, soprattutto appunto per la questione autofocus. Mi è capitata l'occasione di riuscire a permutare la mia 5D con una nuova, sempre Canon, non vi svelo cos'è perché dovete continuare a seguirci per capire di cosa si tratta, e appunto l'ho venduta, ho dovuto dare una piccola differenza tra la vendita e l'acquisto di quella nuova, e questo scambio l'ho fatto da RCE Foto. Se non lo conoscete è un negozio di fotografia, è presente in molte città italiane, di solito la sede di Lainate, ma c'è anche Roma, Padova e tantissime altre città. Sul loro sito potete trovare tutto. Come funziona il loro servizio? Potete farlo sia online se non abitate vicino a un negozio spedendola, oppure se abitate vicino andarla di persona. Portate la vostra macchina fotografica, loro la analizzano, controllano il numero di scatti, controllano con un ingranditore sul sensore se è messo bene, comandi, controlli, eccetera. La provano un po', fanno prove con le lenti, eccetera, e vi danno una valutazione. Se decidete di venderla vi fanno già istantaneamente un bonifico, quindi bonifico istantaneo, vi arrivano i soldi e voi uscite dal negozio con già sul vostro conto in banca i soldi della macchina fotografica. Figata, velocissimo, facilissimo vendere rispetto a venderla da solo su Subito, su Facebook Marketplace o altri siti eBay eccetera. Probabilmente guadagnate qualcosina di meno perché chiaramente loro essendo un negozio poi devono avere il loro margine. Però è molto più comodo senza gli sbattimenti di persone che vi scrivono: ah, quanti scatti ha, dove posso venire, quando posso venire, vengo oggi, non vengo domani, no. Arrivate, comodo, facile, veloce, professionale, quindi ci siamo trovati benissimo. Io non ho fatto la scelta del bonifico, ma ho dovuto direttamente acquistare la macchina fotografica nuova, quindi ho versato una piccola differenza e sono passato a una mirrorless di casa Canon. Seguiteci per scoprire qual è, faremo una recensione. Detto questo, un po' di nostalgia a vendere la mia 5D c'è stata, ma sono contento del cambio. Ho guadagnato in autofocus, capacità video in 4K senza crop e peso molto più leggero. Il grosso limite della 5D quando giravo in 4K è che mi dava un crop di 1.7x, che è una follia. Io girando col 35 mm quasi tutti i video, anche questo lo sto girando col mio 35 mm che amo, capite anche voi che con un fattore di crop di 1.7 era tantissimo. Inoltre l'altra grossa difficoltà che avevo era il peso dei file, ovvero lei girava in un formato MJPEG pesantissimo, un frame rate in 4K di 500 megabit per secondo. Per fare dei video semplici, che volevo un 4K per avere un file un po' più inciso, con la pasta un po' più tagliente, ma senza esagerare in bitrate, non mi serviva così tanto. 4K era assolutamente pesante, cioè ingestibile. Una giornata di riprese ho fatto 300 giga di file contro i 100 di Dario, che girava sempre in 4K, non croppato, a 60, io a 25, cioè, parliamone. E inoltre, ogni volta che il file superava i 4 giga di dimensione, capite che se fai 500 megabit al secondo li superi in 2 minuti e mezzo, lo spacchettava in tanti file da 4 giga ognuno, perché le schedine che leggeva non era capace di leggerle in exFAT, ma le formattava in FAT32, penso di aver capito. Vabbè, comunque, ogni 4 giga spacchettava. Quindi anche in fase di montaggio video, per sincronizzare una traccia audio, avere 100 file anziché uno è un enorme sbattimento. Quindi niente, ho venuto la Canon 5D, ditegli addio, a me un pochino manca, l'amavo il feeling di carro armato indistruttibile che aveva, ma benvenuto futuro, benvenuto mirrorless, seguiteci per scoprire cosa ho comprato. Un saluto da The Italian Maker.